Buongiorno a tutti, vi sentite se parlo in piedi? Devo sedermi, no? Si sente l'audio, ma vabbè. Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo intervento. Di cosa parliamo oggi? La signorina ha già un po' spiegato dal titolo un po' quello che sarà il tema centrale. Parliamo di trading system, trading meccanico. Perché parliamo di trading meccanico? Lo scoprirete fra poche slide. Arriviamo abbastanza rapidamente al punto, vedrete. Però mi presento brevemente, mi chiamo Luca Giusti, sono un trader del progetto Cutilab, è un progetto che è nato qualche anno fa in Svizzera. È un progetto prevalentemente orientato ad attività educational, quindi formazione piuttosto che invio di operazioni, segnali operativi. Date un'occhiata al sito se volete, ci sono un po' di materiali anche di approfondimento, un po' delle cose che. Sbagliato intervento. Date un'occhiata al sito, ci sono un po' di materiali da. Di approfondimento anche legati a questo intervento, quindi le slide le caricheremo lì sopra. Sto cercando di registrare un video dell'intervento, in questa maniera magari potete anche rivedervelo, visto che è un intervento abbastanza ricco, saranno parecchie slide, vedrete, quindi scorrerò abbastanza in fretta. L'importante è che insomma, state un pochino attenti, che non cerchiate di prendere appunti, comunque trovate il materiale dopo sul sito a disposizione. Vi dicevo, è un progetto che nasce con una spiccata valenza educational, trovate molto materiale. Per fondamentalmente ragionare sul trading, io opero prevalentemente in maniera meccanica. In realtà vengo da un mondo che è il trading in opzioni, che è un approccio al trading prevalentemente invece discrezionale. Siamo riusciti però nel corso degli anni anche a meccanizzare un'operatività, quella in opzioni, che invece nasce come operatività invece molto più discrezionale rispetto ad altre logiche tipo future forex, che invece si prestano molto bene a logiche meccaniche. Prevalentemente i corsi sono orientati a quello che è il mondo opzioni, vi dicevo, ma anche il mondo forex, future, commodities. Capirete fra poco perché tendiamo a operare su così tanti mercati non ricercando delle iperspecializzazioni. A volte un approccio che vedo in tanti colleghi è cercare iperspecializzazioni facendo una cosa sola. Io una cosa che negli anni ho capito in realtà che è facendone più di una che si riesce ad ottenere una buona stabilità. Facendo una cosa sola c'è sempre un rischio che non è zero, non è nullo. Che questa cosa smetta di funzionare prima o poi. Okay? Tutta una serie di percorsi vi invito, guarda, direttamente sul sito. Oggi non voglio togliere tempo alla presentazione. Cercate sul sito, ci sono descritti i programmi di questi percorsi formativi. Si spazia dal trading meccanico al trading in opzioni, trading sui futures, sul forex. Ogni tipo di operatività che spieghiamo nasce da logiche meccaniche. Quindi trading system che vi fanno vedere nero su bianco come sarebbero andati e come stanno andando da quando inviamo segnali operativi e operazioni. Quindi è tutto molto trasparente, vedete subito un po' su cosa si va a parare nelle varie giornate di formazione. Ecco l'agenda di oggi, quello su cui volevo arrivare molto rapidamente. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di come combinare operatività. Nella fattispecie parleremo di come combinare operatività prevalentemente meccaniche. Il motivo è che diventa tutto molto più oggettivo quando riesco ad abbinare operatività meccaniche. Sarebbe difficile prendere track record di due trader discrezionali, abbinarli e poi su quelli fare qualche ragionamento prospettico per il futuro. Sono track record discrezionali fatti da trader che lavorano in base un po' a certi ragionamenti, al buon senso, che sarebbe difficile poter estendere e poter mantenere per il futuro. È un pochino più semplice quando andiamo invece a prendere logiche meccaniche, trading system, e andiamo a ragionare su cosa sarebbe accaduto andando a tradare in quella maniera sul passato e facendo qualche considerazione, che vedrete non è così automatica, ma facendo qualche considerazione un po' su quello che potrebbe accadere nel prossimo futuro. Vedremo diverse logiche di combinazione. Una prima logica, vedrete adesso, è quella di prendere un sistema e farlo girare così com'è su panieri di strumenti. Quindi immaginate il classico portafoglio azionario, immaginate un sistema che gira uno solo sull'intero portafoglio azionario. Vedremo però anche di fare la stessa cosa su portafogli un pochino più speculativi, tipo un portafoglio di future o un portafoglio su forex. Vedremo poi di passare a un'altra logica che non è più un sistema su tanti strumenti, ma è una logica in questo caso di un sistema che lavora su uno strumento, ma su diversi time frame. Vedremo una logica che andremo a combinare daily con una logica weekly, sullo stesso strumento combinate assieme. Passeremo poi a vedere cosa succede quando prendiamo uno strumento solo e facciamo girare diverse logiche su quello strumento, diverse operatività, e vedrete che si arriva a ottenere una buona diversificazione, una buona regolarità anche lavorando su una cosa sola. Al contrario di quello che spesso si sente in giro, di dover per forza ricercare uno strumento che sia decorrelato rispetto a tutti gli altri, quindi si va a lavorare l'Ora Juice perché è decorrelato rispetto al S&P 500. Vedrete che in realtà anche lavorando solo uno strumento come euro-dollaro, si riesca combinando certe logiche differenti a ottenere comunque una buona regolarità anche lavorando uno strumento solo. E infine vediamo di unire un po' tutti i pezzi di questo ragionamento. L'obiettivo qual è? Se vi chiedessi qual è l'obiettivo di ogni trader,
banalmente qualcuno farebbe la battuta, che è guadagnare soldi, no? Non è una battuta in realtà, se ci pensate. L'obiettivo di chiunque fosse qua oggi, un trader fa trading per guadagnare, dedica tempo e si impegna in attività che possono essere belle, divertenti, piacevoli, ma anche stressanti a volte, e lo fa per guadagnare soldi. L'obiettivo, il fine ultimo, non dovrebbe essere solamente il guadagno, ma non dovrebbe essere quindi il quanto si può guadagnare facendo trading, cercare di massimizzare quello che è il profitto nel fare operatività, ma dovrebbe essere un po' di più l'attenzione spostata verso come si arriva a guadagnare soldi. Quindi la regolarità con cui riesco a portare a casa un guadagno. Portare a casa guadagni in maniera non regolare è qualcosa che non mi garantisce la sopravvivenza sul mercato. Si può fare un anno bellissimo, molto irregolare, però chiudere l'annata a più 100%. Non sono cose così anomale per un trader. Il problema è che spesso per fare quel 100% ti sei collato, fatto collare dei rischi che il prossimo anno ti fanno fare un meno 60 magari sui tuoi conti. Quindi state molto attenti perché il fine ultimo, il primo obiettivo dovrebbe essere guadagnare con regolarità, non guadagnare il più possibile. A volte ci sono trader che riescono a portare a casa su base annua guadagni del 15-20%, ma lo fanno con una regolarità pazzesca. Quella regolarità, per riuscire a fargli guadagnare più soldi, è un attimo, basta stare un po' la leva. Oggi dei problemi a usare leva non ne abbiamo, il problema spesso è opposto, che ne usiamo troppa. Ne usiamo troppa prima di avere delle equity stabili e regolari. Quando usate troppa leva e non avete risultati stabili, il risultato è quello di dimezzare il conto, di fare grossi danni. Quindi l'intervento verte su questo oggi, verte sul fatto di prendere operatività a volte che hanno equity non così regolari, non bellissime, forse equity line, risultati che voi vedendo qua dite: ma come fa a agganciare una roba del genere e a farci trading sopra? Vedrete che abbinando equity con caratteri diversi si ottiene un risultato di una regolarità veramente molto sorprendente a volte. Questa tabellina che trovate qua sotto è un esempio di ciò che stiamo cercando. Stiamo cercando di combinare operatività, metodologie di trading, modi di lavorare sul mercato che abbiano una correlazione più prossima allo zero possibile. Chiaramente ottenere correlazioni veramente a zero è difficile, quasi forse irraggiungibile. Troverete sempre che le vostre operatività, si spera, abbiano correlazioni leggermente positive. Dire che due operatività hanno correlazioni negative vuol dire che una fa guadagnare e l'altra fa perdere. Non è proprio uno scenario, no, che ricerchiamo. Non vorremmo guadagnare da entrambe le operatività. È normale quindi che si osservi su queste operatività delle correlazioni blandamente positive. L'obiettivo sarà tenerle meno correlate possibili queste operatività. Vedrete l'effetto che si ottiene proprio andando ad abbinare appunto operatività che si basano su logiche diverse, con cui si ottiene, messe assieme, una riduzione di quello che è il rischio che si avrebbe su ogni singola volatilità. In quella tabella qua trovate questa voce che è il 10%. Questo 10% è un'ipotesi di rischio in termini di direzioni standard. Quindi immaginiamo che un'operatività che mi dia un certo rendimento X riesca a fare X come rendimento accettando una certa volatilità pari al 10%. Come vedete, se io combino tante operatività, fino anche a 100, 1500, tantissimi sistemi assieme, li combino, ma tutti quanti correlati a uno, io non sto riducendo il mio rischio, sto solamente cumulando cose che rischiano di sfasciarsi nello stesso momento, che mi fanno perdere negli stessi momenti e mi fanno guadagnare negli stessi momenti. È molto più interessante cercare di combinare cose invece dove la vincita o la perdita non sia legata alla vincita o alla perdita che ottengo simultaneamente nello stesso momento su un'altra operatività. Quindi vuol dire andare piano piano su questa tabella verso la vostra, in questo caso, destra, okay? Verso lo zero. Come vedete, quando io abbino anche solo due operatività che hanno correlazioni molto basse, sto riducendo quel famoso rischio del 10%. Quando ne abbino 5, lo riduco ancora. E mano a mano che ne aggiungo, arrivo anche a dimezzarlo, se non qualcosa di meglio anche. Questo è un po' lo specchietto che ci guiderà in questa giornata. Cercheremo di abbinare cose diverse e ci renderemo conto anche in maniera qualitativa visiva che stiamo veramente abbinando cose che ci stanno facendo ridurre il rischio, non incrementare il rischio. Perché facciamo trading meccanico? Io parlo di trading meccanico in questo intervento, non pensando al trading automatico, non voglio pensare di collegare tutto a una macchina e far operare lei. Si può fare tranquillamente operatività meccanica anche abbinando dei sistemi, delle logiche che tradate manualmente. Basta che sia qualche cosa che si basa su regole oggettive che posso testare sul passato e posso continuare a seguire per il futuro. Se riuscite in questo tipo di progetto, già questo è un'operatività meccanica che vi permette di ragionare in maniera un pochino più scientifica rispetto a fare trading invece con la pancia, con l'istinto. Okay? Quindi non parliamo necessariamente di automatizzare. I primi esempi che farò, vedrete, sono su portafogli azionari end of day, quindi si ragiona a fine giornata su cosa fare il giorno dopo. Quindi
quindi operatività molto molto blande. Poi arriveremo anche a vedere invece qualcosa di intraday su strumenti che hanno invece leva intrinseca un pochino più alta, tipo future, tipo il mercato valutario. Il primo esempio che vi faccio vedere è quello di come si possa lavorare su un portafoglio azionario. Questo che vedete è un sistema, è molto banale, probabilmente su internet trovate sistemi che assomigliano a questo, che non sono la stessa cosa, ma più o meno comunque ricalcano alcune logiche. Quando parliamo di mercati azionari, il più delle volte questo tipo di mercati risponde bene a logiche mean reverting, cioè a logiche reversal, swing. Non è così banale trovare logiche trend following da poter far girare su panieri di titoli azionari. Sto parlando del mercato azionario americano prevalentemente. È molto più facile trovare logiche che invece, magari con un blando filtro di trend, montano sul ritracciamento. Il ritracciamento qua me lo dà un indicatore banale che è un RSI, che penso troviate in ogni piattaforma che state usando in questo momento, insomma il primo indicatore di default che vi presenta. Questo tipo di sistema, che qua sotto vedete girare anche in TradeStation, riporta, vedete, sui singoli titoli, mi dà dei risultati, quindi ad esempio su target avrei avuto storicamente un risultato tipo questo, che adesso vedrete. Sono equity che non sono malaccio. Questi titoli qua sono un paniere di circa 50 titoli su cui gira questo sistema. Capirete fra poco perché 50 e non l'intero S&P 500. Okay? Però se adesso salto un po' da un'equity all'altra, vedrete equity che non sono regolarissime. Non sono esattamente così l'equity che uno trova, l'aggancia e dice, insomma, ho trovato un ottimo sistema. Ecco, vedete, voi trovate anche equity di questo tipo, che non sono granché. L'effetto che si ottiene quando lo metto assieme, però, se prendo un paniere molto largo, che è l'S&P 100, quindi i primi 100 titoli americani per capitalizzazione. Questo è il risultato di abbinare tutte quelle equity che a volte hanno anche andamenti poco regolari su un paniere del genere. Questo paniere avrebbe fatto nel corso di questo decennio circa 19.500 operazioni. E parliamo di un sistema che è stato impostato, settato con logiche, ripeto, che trovate anche sfogliando un po' in giro per internet la rete, sono trading system abbastanza banalotti come logica, non sono così sofisticati. Ci mettete magari qualche cosina di vostro, qualche filtro in più per cercare un attimo di renderlo così un pochino più tradabile, nel senso che non tutto quello che trovate in giro open source free è tradabile, dovete un attimino metterci voi un po' di buon senso e manipolarlo un po'. Però alla fine su un paniere così preso S&P 100, fatto girare sopra, non restituisce una equity brutta. Chiaramente c'è un drawdown che penso che sia visibile a tutti lì in mezzo, che non renderebbe forse sereno nessuno. In realtà questo tipo di equity si possono comunque controllare. Esistono dei sistemi di controllo equity, se volete domani facciamo un intervento su questo, grosso modo nella pausa pranzo, dura circa un'oretta, insieme al collega Giovanni Trombetta facciamo un intervento proprio sui sistemi di controllo equity. Un equity del genere con un drawdown così è un equity che si riesce a controllare abbastanza bene e a disattivarla, per poi riattivarla, a disattivarla prima che faccia troppi danni. In realtà non c'è bisogno di accanirsi per forza a lavorare 100 titoli. 100 titoli che, vedete, non sono tanti quelli che in questo periodo avrebbero dato cattivi risultati, eh? Quelli sopra lo zero e quelli sotto lo zero. Ce ne sono alcuni che basterebbe semplicemente tirare via e scremare. Qual è il motivo? Perché dovrei andare a prendere sul passato, su un paniere così grosso e tirare via alcuni titoli? Il motivo è che non serve accanirsi. Non dovete dimostrare niente a nessuno che potete fare girare il sistema sull'S&P 100. Se il sistema gira sull'S&P 92, va bene lo stesso. È inutile accanirsi cercando di fare girare delle logiche reversal swing su un titolo su cui invece girano bene logiche breakout e trend following. Non ha alcun senso accanirsi lì. Io qui ho scremato dall'S&P 100 un paniere, un sottopaniere di circa 50 titoli. Sono i 50 che rispondono meglio, non i 50 che hanno l'equity regolari che vanno su come un fuso, ma sono i 50 che hanno equity che stanno abbastanza bene insieme. E già vedete che riusciamo a fare sparire quelle fasi di drawdown che avete visto prima. E qui parliamo sempre di circa 6.500 operazioni. Questo è un primo esempio. In realtà qua ancora non avete visto equity combinate. Vi ho fatto intravedere direttamente su TradeStation qualche equity presa così a caso, quel paniere di equity messo assieme dà un risultato di questo tipo. Adesso iniziamo ad andare un pochino più sul micro, cioè a prendere in considerazione singole equity. Queste qua sono le 42 azioni che vi dicevo che trovate sotto, che compongono questo sottopaniere. Vabbè, qui c'è, se volete, questo tipo di sistema, sono altri sistemi che vi mettiamo a disposizione. È in un percorso formativo, lo trovate anche sul volantino che si chiama Trading System Academy. È una serie di giornate dedicate proprio alla programmazione di trading system, alcune di queste anche proprio per chi non viene dal mondo della programmazione. Quindi,
Se volete approfondirlo un po', sul sito trovate molte informazioni. È un percorso strutturato in diverse giornate, c'è la possibilità anche di avere un rimborso integrale da parte di TradeStation, proprio perché ci tiene, insomma, questo broker a fare in modo che approcciate il trading meccanico con un po' di preparazione, quindi c'è possibilità di avere rimborsato l'intero percorso, se lo volete facendo trading, vi rimborsa direttamente quelle che sono le commissioni che fate fin tanto che non vi pagate l'intero percorso. Sul sito cercate, c'è un po' di informazioni su questo tipo di percorso. Il 15 giugno c'è la prima giornata, il 22 facciamo la seconda invece, che riguarda proprio il controllo equity. La prima giornata parliamo invece di sistemi come quello che avete visto e quelli che intravedrete adesso comunque in questa presentazione. Vi dicevo, se andiamo un pochino più sul micro, quindi se ci spostiamo da questo portafoglio azionario fatto di 100 titoli presi da un indice come l'S&P 100, piuttosto che 40-50 titoli che abbiamo selezionato da quell'indice, se andiamo più sul micro, andiamo a lavorare magari su strumenti dove riesco ad utilizzare un minimo di leva. Quando lavoro l'azionario in America e andate overnight con delle posizioni, visto che sono posizioni aperte end of day, quando andate overnight, voi sapete bene che la leva che potete al massimo utilizzare è 1 a 2. Quindi vuol dire che per poter tradare dei portafogli di azioni occorre comunque essere abbastanza capitalizzati, avere account abbastanza importanti. Chiaramente quando vado a lavorare strumenti che hanno invece una buona leva intrinseca, beh, a questo punto diventa tutto molto più semplice anche con account non così grossi come quelli che mi servivano per lavorare un portafoglio azionario. Questi account sono ad esempio account con cui fare forex piuttosto che future. Future comunque per poter lavorare più strumenti occorre comunque un account di diverse decine di migliaia di euro. Il forex ha di buono invece che permette di scegliere voi direttamente il controvalore da utilizzare per ognuna delle vostre operatività. Quindi io potrei tranquillamente con un conto da 10-15 mila dollari ottenere una diversificazione con il mercato valutario andando a far girare 15, 20, 25 sistemi su un conto del genere. Sarebbe impensabile farlo con un conto future, ci vorrebbe uno zero in più in quel tipo di account per farlo con il future. Il mercato valutario ha questo di buono, non ha molte cose buone il mercato valutario, questa è una cosa buona, poi ce ne sono tante invece meno buone che vi invito a esplorare, a conoscere prima di aprire conti Forex in maniera molto allegra e leggera. Ok? Vi dicevo, se andiamo a ricercare un pochino di leva, andiamo a scoprire un po' cosa succede. Partiamo dai future. Questo esempio che vi faccio sui future è abbastanza poco convenzionale, perché andiamo a lavorare un portafoglio di operatività su future che sono non direzionali. Quindi mettiamo di mezzo uno strumento che non è più lo strumento lineare future, ma è uno strumento che sono le opzioni, opzioni su future. Lavorandoci un po' negli ultimi anni abbiamo meccanizzato un'operatività che si basa sulla vendita di opzioni. Sono opzioni che vengono vendute a nudo, in questo caso, quindi la strategia si chiama short strangle. Penso che qualcuno che viene da questo mondo magari la conosca. Chi non conosce niente di opzioni, dovete solo sapere che vendiamo con una certa regolarità ogni settimana oppure ogni mese delle opzioni. Intaschiamo dei premi e andiamo a usare una logica meccanica per difendere queste opzioni. Quindi non c'è mai una fase in cui siamo fuori dal mercato perché discrezionalmente decidiamo di entrare, non entrare, allargare gli strike, stringerli, è tutto fatto in maniera abbastanza meccanica, insomma non ci sono interventi discrezionali a parte magari un pizzico di buonsenso di stare fuori mentre sta parlando Bernanke piuttosto che Draghi che deve dirci se taglierà o no i tassi, insomma ci sono alcune cose che potrebbero così portarvi a staccare un po' il sistema o ridurre un po' l'esposizione. Noi normalmente tracciamo tutto a prescindere da Bernanke piuttosto che da Draghi. Questo è quello che appare su un grafico qualunque, sono dei livelli su cui noi vendiamo opzioni, vedete quella linea continua ha quei gradini perché c'è il passaggio di una settimana o di un mese, sono dei livelli ogni settimana su cui andiamo a vendere queste opzioni e su quegli stessi livelli interviene il future sottostante a queste opzioni in difesa di questi strike che, dato che sono opzioni vendute, andrebbero a incontrare qualche problema se sottostante comincia a muoversi in maniera un po' troppo allegra. Chiaramente non è un'operatività che funziona su questo strumento, che è il future euro dollaro, che è lo strumento su cui un po' più di 2 anni fa siamo partiti a inviare operazioni, nel senso che con Qtilab noi inviamo operazioni alle persone che vogliono riceverle, abbonate. Questa è un'operatività che inviamo da diversi anni, c'è un buono storico che abbiamo ci siamo messi alle spalle. In realtà nel tempo abbiamo continuato ad allargare questa operatività mantenendo fondamentalmente le stesse logiche e gli stessi settaggi. Questa operatività ad oggi gira su tanti strumenti che hanno opzioni weekly, che sono quelli che vedete lì, l'euro dollaro, future, c'è l'australiano future, il mini S&P, mini Nasdaq, il treasury bond trentennale. Trovate anche logiche monthly, perché non tutti i future hanno opzioni weekly o ce le hanno liquide, allora siamo saliti sulla vendita di opzioni monthly difese alla stessa maniera. E trovate un bel paniere di, sono circa 16 opzioni
contratti futures su cui facciamo girare questa logica. Qui la cosa bella che cos'è? Che stiamo spaziando un po' da quello che sono futures su indici o obbligazioni a futures su materie prime. Parliamo dello zucchero, dei bovini, parliamo del tinotte, il decennale, parliamo del frumento, del mais, parliamo quindi di sottostanti che già di per sé comunque tendono a muoversi e a reagire sul mercato in maniera differente rispetto invece al mondo degli indici, che è più o meno un po' tutto correlato. Trovate su Qt Lab, se volete, un foglio Excel, poi lo apriamo se volete, in cui andare a guardare gli storici, storici intendo i backtest. Adesso vi faccio vedere anche da quando sono stati collegati cosa hanno fatto, quindi vediamo se effettivamente quelli che sono i backtest, quello che è un lavoro fatto sugli ultimi 6, 7, 10 anni per questi strumenti, se è un lavoro che mantiene a livello poi di risultati in reale, se mantiene una certa continuità. La premessa, non so se è una premessa scontata che faccio, è che anche se andrete ad approcciare operatività meccaniche come queste e farete backtest con il rigore di uno scienziato, cercando di introdurre meno distorsioni possibili nel fare quei backtest, quello che sarà poi il momento in cui passerete in reale vedrà sempre un decadimento delle prestazioni. C'è da capire quel decadimento se andrà a inficiare il lavoro svolto o se sarà un decadimento più che accettabile e comunque porterà ad un guadagno. Ma chiaramente questo foglio d'Excel che voi vedete riporta dei backtest. Troverete quindi equity molto belle che stanno molto bene insieme. Quello che facciamo adesso è andare a prendere da quando abbiamo agganciato il reale, vi faccio vedere un po' gli andamenti di quest'equity. La seconda premessa che devo farvi prima di fare questa carrellata qual è? È che è molto bella un equity di 10 anni. I dentini che voi vedete su un equity di 10 anni sono dentini a volte impercettibili. Quando io stringo tutto e vado a guardare un anno di quell'equity, vedo le montagne russe. Okay? Quindi questa premessa è doverosa perché adesso vedremo delle bellissime equity a 5 anni, a 10 anni. Probabilmente l'impressione sarà, guarda, che bella equity, la traderei proprio. Non so se la tradereste proprio trovandovi ad entrare proprio su un massimo di quell'equity e prendere di quel drawdown che viene creato da magari una striscia di 7, 8 o 10 operazioni consecutive negative. Come si fa a sopportare fasi del genere? Come fate a sopportare una fase in cui un sistema, sto esagerando, un bel trend following, bello tirato, vi va a fare una striscia di 15-16 operazioni consecutive negative? Quali sono le soluzioni? Psicofarmaci, tiriamoli via. Se no, cosa posso fare? Una buona idea potrebbe essere dire: aspetta che ne prendo un altro di sistemi. Beh, è così probabile che quando una ha la striscia negativa abbia la stessa striscia negativa anche l'altro? Proviamone anche un terzo. Vi accorgerete che quella striscia negativa di 15 operazioni probabilmente sarà inframmezzata da alcune strisce positive fatte sugli altri sistemi e diventerà tutto molto più semplice da gestire a livello emotivo. Qua parliamo di operatività meccanica, ma la componente emotiva di fondo resta, perché è una persona umana che decide di attaccare o staccare un sistema. E va comunque controllata questa componente emotiva. Quando avete un sistema solo che prende strisce negative di 16 trade consecutivi negativi in stop, voglio vedere l'operatore umano che ha lo stomaco di stare lì e continuare a tradare quel sistema. Sicuramente abbinare più sistemi vi porta ad alternare questo tipo di situazioni ed avere comunque un minimo di fiducia ancora nel vostro portafoglio di operatività e di sistemi. Ripeto, sono ragionamenti questi che faccio pensando adesso ad operatività meccaniche. Dovreste farli anche pensando a operatività invece discrezionale. Siete uno scalper? Bene, se siete uno scalper, sicuramente avete visto in passato fasi in cui non vi riusciva nulla. Se in quelle fasi in cui non vi riusciva nulla aveste avuto invece operatività un pochino più lente, che in quel momento performavano decentemente, forse avreste anche superato fasi del genere. Purtroppo io ho in mente tanti colleghi, scalper, persone che mi hanno conosciuto che negli anni 98, 99, 2000, 2001 si sono comprati delle case facendo scalping. Oggi se erano 100 sono rimasti in 3 o 4. Quindi ripeto, ci sono operatività, tutte le operatività, prima o poi vi faranno fare un po' i conti con la vostra operatività, col vostro sistema. Se voi riuscite a superare quella fase, forse si riattiva tutto e ripartirete con slancio. Qualche volta ci sono persone che non riescono a superare queste fasi. Il fatto di abbinare più operatività vi porta molto più facilmente a superare le fasi difficili. Okay? Questa premessa è doverosa perché scaricherete questo file Excel se lo volete dal sito. È un file Excel in cui potrete con 1 e 0 attivare tante belle equity, metterle assieme e vedere l'effetto che si ottiene abbinando equity anche non regolarissime messe assieme e vedendo come spesso andamenti negativi si compensino con andamenti positivi e vi restituiscono un equity finale molto più regolare e semplice da poter seguire.
Queste qua sono operazioni, ripeto, che noi mandiamo attraverso un sito segnale. Le mandiamo ormai alcune per alcuni strumenti da un paio d'anni, vi faccio vedere un po' le equity da quando abbiamo iniziato a mandarle, con la premessa appunto che sono equity a volte di 2 anni, a volte di 2 mesi. Un equity di 2 mesi, che ha fatto 6 operazioni, potete immaginare voi che andamento può avere, sarà un andamento altalenante. Questa è quella più longeva, questo è l'euro-dollaro, future, perché trovate due equity diverse e poi un equity verde. Trovate un equity blu, un equity rossa e un equity verde. Sono lo stesso sistema, però ho spezzato per mostrarvi come le due componenti, che sono quella rossa e quella blu, messe assieme, diano poi l'equity finale. Queste due componenti sono, in questo caso, quella rossa è l'equity di quando voi entrate in difesa con il contratto future. Quindi un contratto future che può guadagnare, perdere, entrando in difesa con il suo stop e si porta fino a fine settimana, un'uscita temporale, un sistema molto banale invece. L'altra logica invece è una logica meramente di vendita di opzioni. Nell'altra logica voi vendete solamente opzioni a nudo e non le difendete, che solitamente è la maniera migliore per estinguersi. Okay? Messa assieme queste due logiche, il risultato è la curva verde. Credo che si apprezza abbastanza facilmente in questa curva come si vanno abbastanza facilmente a smussare molti spigoli delle singole equity e avere un risultato molto più regolare, rispetto alle due equity componenti. Questo è un altro esempio, stessa operatività però fatta su livelli differenti. Di nuovo, prendo equity che apparentemente sono irregolari, le metto assieme ed ottengo un effetto di maggiore regolarità. Altro esempio, questo per la cronaca era euro, sempre euro-dollaro, però fatto su livelli più stretti. Questo invece è un altro strumento che abbiamo collegato subito dopo quello che è l'euro principale originario. Questo è uno strumento che invece è l'australiano, il future australiano. Questo è lo strumento che è il Nasdaq, il mini Nasdaq. Questo è l'S&P 500. Oh, scusate, questo è l'S&P 500. Questo invece è l'australiano. Questo è il T-Bond. Okay? Queste equity le vedete aggiornate purtroppo solamente a martedì. Vi dico già che in realtà, ad esempio, il T-Bond ieri ha preso due stop. Quindi trovate un dentino in fondo. Vi allerto già, vi dico già che adesso magari nelle slide, se c'è modo, aggiorno un po' questi risultati, ma trovate comunque sul sito una sezione in cui postiamo i risultati più o meno ogni mese aggiornati. Ok? Quindi vi riporto delle equity, dei risultati aggiornati a qualche giorno fa. Questa è la somma finale. Quindi io ho preso tutte queste, le ho messe su Excel e probabilmente, a parte questa che ha uno storico più lungo e la parte iniziale è veramente molto regolare, nella parte finale però vedete come inizia ad avere qualche difficoltà. Negli ultimi mesi questa ha cominciato a fare un po' tribolare. Ce ne sono altre, però, come questa, che è la versione più stretta, che negli ultimi mesi ha fatto molto bene. Questo, che è invece, ad esempio, dov'è? Il T-Bond, anche lui negli ultimi mesi ha fatto molto bene. Allora, mettendo assieme queste equity e mettendo assieme cose che soffrono e guadagnano e performano bene in momenti diversi, il risultato ottenuto è questo qui. E questi sono 2 anni di cui una parte iniziale è unicamente un sistema, mano a mano hanno iniziato a sovrapporsi anche gli altri sistemi. Stessa cosa stiamo facendo con dell'equity monthly, anche qua c'è un valore che è il future sull'oro che in realtà deve, ha tracciato ieri, ha preso qualche stop, quindi dobbiamo correggere quel valore lì. Anche l'equity monthly, comunque, ripeto, mano a mano la troverete sul sito aggiornata, anche su quella si osserva un buon effetto compensazione abbinando diverse operatività. Una premessa che non ho fatto prima, queste logiche qua che vi faccio vedere, ed oggi ve le faccio vedere come carrellata, per farvi vedere un po' abbinate assieme cosa possono restituire come risultati, sono tutti sistemi che vi raccontiamo come sono fatti, quindi non sono delle black box che abbiamo creato, ve le facciamo vedere, sono cose che se volete avete a disposizione, in corsi come questo ad esempio in cui si spiega l'operatività, in cui si abbinano opzioni vendute, difese con il future sottostante. Quindi massima chiarezza, se volete sono cose, ripeto, che potete non solo seguire come segnali, ma anche direttamente a un corso, capirne le logiche e portarle a casa. In che formato? PlayStation noi lavoriamo di solito. Calcoli che qua tutta la parte opzioni è backtestata in Excel, nel senso che andiamo comunque a fare rilevazioni su siti, mettiamo in Excel. L'Excel lo usiamo come strumento per andare a far confluire la parte PlayStation come equity, la parte di queste rilevazioni fatte su siti che riportano valori sulle opzioni, si mette tutto assieme e si vanno a ragionare su queste equity. Sono equity quelle viste finora che tracciano valori e rilevazioni su base settimanale. Dato che le opzioni che noi vendiamo, che avete visto, sono su base weekly, non tracciamo tutti i giorni una rilevazione in base al controvalore che avrebbe quella struttura, ma sono conteggi che noi facciamo su base settimanale.
Quindi trovate appunto anche equity magari di un anno e mezzo che però hanno in tutto 50 punti collegati o 60 punti collegati. Sono equity su base settimanale. Nell'esempio di prima, questo dove si parlava di un 16 contratti future da poter sovrapporre su base monthly, credo che il primo tarlo un po' di chi abbia già avuto a che fare con i future sia ma che account serve per farli tutti. Nel foglio Excel che vi metto a disposizione trovate, attivandoli tutti, una stima della marginazione necessaria per tradarle tutte queste strutture. Viene fuori un conto non proprio da retail trader, insomma parliamo di qualcosa se tradiamo tutto oltre i 100.000 euro, okay? Quindi non è proprio un conto per tutti. Però vedete, se io prendo anche solo tre strumenti che riesco a tradare con un conto da 10.000 euro, parliamo del mini Nasdaq, parliamo dello Sugar e parliamo del Live Cattle, sono veramente tre strumenti molto molto leggeri. Già tre strumenti del genere che vedete nel grafico in alto avere degli andamenti a dente di sega, messi assieme, mi danno l'equity che vedete sotto. Quindi a volte quella diversificazione che mi permette comunque di poter seguire certe operatività che purtroppo attraversano a volte strisce negative, quella diversificazione posso ottenerla già con due o tre strumenti. Ricordatevi la tabellina che vi ho fatto vedere all'inizio, quella verde, no, con 10%, quella tabellina vi diceva che anche solo con una diversificazione limitata a due o a cinque operatività diverse, se queste operatività hanno correlazioni prossime allo zero o leggermente positive, il risultato che ottengo è quello di una maggiore regolarità rispetto alle singole operatività prese a sé stante. Scusi, quando parla di correlazione, che tipo di correlazione intende? Cioè, su quale Pearson, di benchmark? solito. Pearson su delle finestre, dipende un po' dai sistemi che andiamo a combinare. È classico indice di correlazione di Pearson, vengono fatte su delle finestre scorrevoli, dipende a volte su base annuale, dipende da che storici abbiamo. Ad esempio, le commodities che hanno storici dal 2006 ad oggi. Le facciamo su finestre più piccole quando parliamo di valutari o di indici azionari un pochino più larghi, però normalmente sono correlazioni di questo tipo. Dipendono dal time frame No, dell'indice. no, perché sono equity su scale temporali, quindi ogni equity viene calcolata su un periodo temporale, quindi non sono equity dove prendiamo le chiusure di un'operazione rispetto all'altra. Prendiamo un periodo temporale, avremo equity che non fanno operazioni in certo periodo e magari ne fanno molte in altri e si sviluppano in questa maniera. Quindi è un tipo di in questo caso l'analisi che facciamo trasversale, perché prendiamo uno stesso periodo temporale di osservazione uguale per tutti. Si va a calcolare, dipende dal time frame dei vari sistemi oppure no? Lei prende una correlazione, so, daily, e fa vedere una correlazione daily. Dicevo, per dei sistemi come questi che vi ho presentato finora, dove c'è un sistema solo che lavora su un paniere di strumenti, è lo stesso. Chiaramente, se io vado ad abbinare dei sistemi che magari mi lavorano su un 15 minuti con delle logiche come queste che lavorano su panieri settimanali, non faccio neanche il calcolo perché sarebbe una roba troppo sfalsata fra le due. Infatti, più tardi vi farò vedere come l'abbinamento che noi faremo, la sovrapposizione che noi faremo di equity, non cercheremo di farla andando a calcolarci puntualmente la correlazione. Vi faccio vedere oggi la presentazione in maniera qualitativa come ci siano molte fasi di quella equity dove una struttura sale e l'altra equity scende e creano un effetto compensazione. Adesso, fra qualche minuto ci arriviamo, magari diventa più chiaro anche questo tipo di ragionamento. Però l'osservazione è corretta. Quando io vado a calcolare delle correlazioni, se lo faccio su un sistema che gira su cose simili, è abbastanza semplice e veritiero attendibile poterla calcolare. Quando io abbino sistemi, abbino equity, abbino operatività veramente molto diverse, anche proprio in termini di numero di operazioni, in termini proprio di carattere, una che lavora su 15 minuti e fa 5 operazioni al giorno, e una invece che lavora su base settimanale e mi fa un'operazione a settimana di vendita di opzioni ed eventualmente di difesa. È chiaro che tutti i conti devono essere fatti in maniera differente, quindi il ragionamento è più corretto. Vi dicevo, se dai future, dal mondo future, che è un mondo abbastanza pesante, scendiamo su un mondo più leggero, che è il mondo, quello valutario, riusciamo ad ottenere dei benefici in termini di diversificazione maggiori rispetto ai future, con dei conti molto più piccoli. Vi faccio vedere brevemente cosa succede quando creiamo dei portafogli sul mercato valutario. Vi dicevo qua la cosa interessante di questo mercato è che possiamo definire noi controvalori da utilizzare. Non siamo quindi obbligati a usare un DAX, e se ne vogliamo di più ne usiamo due, non possiamo usare un terzo di DAX. Con il mercato valutario possiamo scegliere esattamente il controvalore da utilizzare. Questo ci permette di pesare molto meglio queste equity che andiamo a abbinare assieme. Non andrò ad abbinare equity sull'oro piuttosto che sullo zucchero. Sono due equity che hanno un peso completamente diverso. Chiaro che posso più pesarle aumentando i contratti sullo zucchero, ma con il mercato valutario tutto diventa più preciso. Riesco a,
poter pesare le cose al grammo piuttosto che pesarle invece al chilo. Okay? Classi di sistemi che andremo ad abbinare sono queste che vedete, ma è una distinzione questa che penso sia nota ai più. Abbiamo tipi di sistemi che lavorano su logiche trend following, quindi che stanno comunque a mercato per periodi abbastanza importanti di tempo. Sono sistemi da seguire abbastanza complicati perché tendono ad avere comunque ragione una percentuale di volte che non è proprio importante, elevatissima. Alcuni sistemi molto tirati hanno ragione circa un 30% delle volte. Vedrete che andremo a lavorare sempre sistemi sopra il 40-45% in termini di percent profitable, cioè di quante volte hanno ragione, perché personalmente tra dare dei sistemi con delle percentuali più basse faccio veramente molta fatica, quindi troverete cose che non sono troppo tirate in termini di trend following. Troverete alcuni esempi reversal e troverete anche alcuni esempi legati a volatility breakout. Reversal vuol dire che cerco di entrare su dei ritracciamenti, degli swing di mercato, cercando poi, quindi contro trend, cercando di rimontare su un trend prevalente di fondo. Volatility breakout sono dei sistemi che cercano di salire in condizioni che sono molto difficili da seguire in maniera discrezionale. Cioè quando il mercato accelera, fa quelle belle candelone lunghe e montare sulla candela del genere, penso che ogni trader discrezionale abbia il dito che esita, nel senso che sembra di salire su un treno che è già ormai arrivato a 3 stazioni più in là e di montare su in ritardo. E invece sono situazioni profittevoli. Fate girare sistemi volatility breakout su certi strumenti, vi accorgerete che proprio in quelle situazioni conviene salire. Il fatto che sia così difficile per un operatore umano salire forse rende questi sistemi profittevoli, nel senso che ormai tanti, quando vedono che il trend è partito, non hanno più il coraggio di entrare, e invece il trend è il momento che si innesca e si sviluppa. Questo è un esempio di sistema reversal. Vedete che un sistema reversal si caratterizza normalmente da delle percentuali di successo molto elevate. Quello che si cerca di fare con logiche reverse è mantenere intorno all'unità il rapporto che c'è fra quanto si guadagna quando si ha ragione e quanto si perde quando si ha torto. Ok? Questo qua è un sistema che lavora su un cross un po' particolare e lavora quasi solo con dei limitori. Ok? C'è una condizione che però è chiaramente che è uno stop catastrofico che fa scattare come stop con uno stop order. E in questo caso, quando scatta quello stop order, viene inclusa una componente slippage. Okay? Negli altri casi, lavorando con un limit order, questa componente slippage non viene considerata e qua la vera scommessa è quando si lavora sul valutario e quando l'attacco è reale cosa succede. Perché solitamente nei backtest si arriva ad avere risultati, tutto sommato, lavorando su questi mercati, soprattutto con logiche del genere reversal, con dei limit order molto buoni. Diventa interessante quando si attacca il reale. Questo sistema qua è un sistema che lavora su 6 cross del genere, 6 cross che sono un incrocio fra 4 valute. Quindi prendiamo la sterlina, il dollaro canadese, prendiamo l'australiano e il neozelandese. Facciamo tutte le possibili combinazioni, danno origine a 6 cross valutari. Su questi 6 cross il sistema gira. Questo qua è un sistema che manda operazioni in tempo reale a tutti gli abbonati dall'estate, da settembre dell'anno scorso. Quindi comincia ad avere alle spalle uno storico abbastanza importante, nutrito insomma, di operazioni che inviamo. Questi qua sono chiaramente i backtest dal 2008 ad oggi per questi strumenti, in giallo c'è da quando è stato collegato in reale. Quello che succede, che vi dicevo prima, è che qualche volta quando lo colleghi in reale, visto che è un sistema solo, stessi settaggi ma su 6 strumenti, ci sono chiaramente strumenti su cui hai fatto lo sviluppo e penso che qua li vediate, sono quelli che grazie al cielo stanno continuando a performare bene. Altri strumenti su cui non hai fatto lo sviluppo ma li hai utilizzati per cercare di convergere su parametri robusti e trasversali a più strumenti, che sono tipo questi, dove appena attaccati hanno cominciato a soffrire un po' per poi ripartire. Okay? Il risultato, per darvi un'idea, è quello lì. Questo risultato qua è l'equity da settembre ad oggi di queste operazioni inviate. L'altra non guardatela, l'altra è un equity, ripeto, un backtest molto bello di cose regolari messe assieme che diventa una riga tirata sullo schermo. In realtà quella gialla, che sembra molto regolare, quando la vado a ingrandire mi dà questa. Qua chiunque traderebbe una cosa del genere. Forse farei, venderei la casa e farei all-in. E sarebbe una cavolata pazzesca, perché poi in reale fa questo. E c'è qualcuno di voi che è abbonato, e qualcuno di voi a ottobre dell'anno scorso. Ottobre è l'unico mese negativo che ha fatto questo sistema. Questo opera parecchio, un intraday, lavoro su 15 minuti. L'unico mese negativo che ha fatto da ottobre è stato, beh, aprile un po' triste, positivo, ma niente di che. Ottobre negativo. Appena agganciato il sistema a settembre, bel mese, a ottobre vi invito magari a leggere cosa si scriveva in community nel forum che abbiamo, dove comunque tendiamo un po' a tenere in contatto con gli abbonati. Sembrava che fosse morto qualcuno in casa. Nel senso che agganciare un sistema qua, iniziare a tradarlo e beccarsi questo, vi sfido a tenerlo agganciato un sistema.
dovete avere molta fiducia nel sistema. Okay? In realtà questo drawdown qua neanche si vede, questo qui. Quindi a volte, ripeto, quando analizziamo equity di lungo periodo e ci piacciono e le agganceremo domani, dovreste fare i conti invece in realtà con questi dentini, che in reale però sono cose del genere. Okay? Questo è, agganciando nel momento peggiore, un migliaio di dollari persi davanti a te su un sistema che viene tarato, agganciato per un conto virtuale da 10.000 dollari. Quindi vuol dire arrivare pronti partenza di agganciare uno sistema, fare meno 10% e dover serenamente continuare a tarare il sistema. Okay? Sto cercando di farvi vedere il bello e il brutto di queste cose, okay? Non solamente l'equity regolare. Equity regolare ci si arriva facendo tanto lavoro, ma per me questa è molto regolare come equity. Ma in realtà se la guardo così e la faccio vedere a uno che passa per strada, che non sa queste cose, mi dice no, mi piace più se tiriamo via quel dentino qua, grazie, anche a me. Però non si riesce. E questi qua sono 6 strumenti. Se prendessi ogni singolo strumento, vi facessi vedere da settembre a oggi, ce ne sono alcuni che vi viene veramente da chiedervi perché lo lascio agganciato. Qual è il motivo per cui dovrei lasciarlo agganciato, un sistema del genere? Bravissimo. Ci sono a volte situazioni in cui un sistema non mi fa guadagnare. Nel caso di prima, ce n'è uno in particolare, guardate, questo qua è, vediamo se trovo, adesso non ho messo il cumulato, forse no, qua è il cumulato. C'è GDP CAD e Audi CAD, che da quando li ho agganciati, in 7 mesi, 8 mesi, hanno fatto 800 dollari. Questi qua hanno iniziato male, e hanno ripreso a fare qualcosa di buono, ma con dei ritmi, degli andamenti ridicoli tutti i mesi. Questi qua dovresti prenderli e buttarli via. Perché dice, ho fatto un portafoglio di 6 sistemi, 4 vanno abbastanza bene, 2 non vanno per niente bene. Buttiamoli via. Però se li butto via diventa più irregolare quell'equity. Quindi se anche fanno guadagnare poco, la cosa interessante è che loro tendono a farmi guadagnare qualcosa di decente, di significativo, proprio nei momenti in cui magari qualcun altro mi va in stop di sistema. Allora, anche a livello proprio di comfort, nel poterlo seguire, mi sono accorto che se li lascio agganciati diventa tutto più facile portare avanti questa operatività. Poi magari quando arriveremo a un anno e mezzo di operatività alle spalle, magari faremo qualche valutazione e inizieremo a pulire un po' alcuni di questi sistemi, di questo portafoglio. Questa è un'altra logica invece, trend following. Vi accorgerete che quando andiamo su logica trend following, l'equity diventa un pochino più regolare. Qual è il motivo? È che la componente trend sui mercati che questi sistemi cercano di intercettare non è una componente prevalente su questi mercati. Quindi attraversano chiaramente fasi in cui prendono in faccia strisce di stop. Queste strisce di stop è lì che si gioca un po' la tenuta, nel senso che se riuscite a superarle, questa magari riparte e fa un'operazione che con un trade solo vi va a compensare 6 brutti stop che avete preso prima. Se lo mollate lì, quel sistema lo buttate via, quando invece dovreste invece lasciarlo agganciato e tradarlo. Questo, se fate caso, vi dicevo, non è troppo tirato, 43% di percent profitable. Tutte queste equity qua che vedete in trade station hanno già dentro la componente slippage inclusa, Quindi quando parlo di euro dollaro metto 3 pip di slippage, non c'è la componente commissionale ad esempio. Quando parlo di Audi New Zealand metto dai 4 ai 5 pip di slippage, euro yen sono 3 pip e mezzo. Ogni equity ha grosso modo una componente slippage già affogata dentro. Questa ce l'ha ed è circa 3 slippage. Non ha ragione come primo 67% delle volte, però quando ha ragione fa circa 2 volte rispetto alle volte che ha torto. Il risultato finale è comunque positivo. Questo sistema qua lavora su 12 strumenti diversi. Quindi vedete un po' il ragionamento che sto facendo. Prendo un sistema solo e lo faccio girare su più cose diverse. Il risultato a volte è questo che vedete qua, cioè equity che prese singolarmente non sono mica tanto regolari. Anche quella di prima, che è quella su euro dollaro, quella blu che vedete qua che svetta rispetto alle altre, è comunque un equity che fa dei sali e scende, dei su e giù. Questi qua sono 5 anni di storico su questo paniere di 12 strumenti valutari. Se fate caso sono quasi solo strumenti contro euro o contro yen. Ho visto che funziona bene abbinando appunto valute in questa maniera qua. Se metto assieme queste equity, che succede? Ed è lo stesso sistema, quindi sto cercando di catturare dei trend su strumenti combinati, costruiti, visto che sono cambi e cross, costruiti in maniera diversa abbinando valute. Questo è il risultato. Di sovrapporre quell'equity lì. Se fossero future, di nuovo torniamo al problema iniziale, che ci vuole un conto grosso, ma questo è Forex. Quindi se io uso per ogni strumento 10.000, dato che sono 12 strumenti, io sto avendo un'esposizione massima in termini poi, quando dovessero mai essere tutti quanti in posizione, pari a 120.000 di nozionale che uso, che spesso è il nozionale che usi per fare un'operazione magari su euro-dollaro di punti in bianco. Okay? Quindi è questo il vantaggio vero del mercato valutario, con tutto purtroppo il rumore, le inefficienze,
il fatto che è un mercato verde counter che vi portate dietro. Però vi turate il naso e a fronte di questo io francamente è un mercato che trado con una certa soddisfazione. Questa è un'altra logica che appunto spieghiamo ai corsi che inviamo come segnale. Adesso cambiamo tipo di esercizio. Abbiamo combinato diverse equity facendo girare un trading system su diversi strumenti. Il passaggio che facciamo adesso invece è opposto, cioè andiamo a prendere due trading system, in questo caso la logica è la stessa, sono dei volatility breakout, uno che lavora sui livelli daily e uno che lavora sui livelli weekly, e andiamo a metterli assieme sullo stesso strumento. L'esercizio che facciamo è banalmente quello di mostrare come si riesca ad avere un equity regolare anche lavorando una cosa sola, in barba un po' al fatto che devi per forza andare a cercare la diversificazione, devi tradare l'Orange Juice, il Linox, piuttosto che il Mini S&P 500. Questo è un sistema che lavora, per rispondere anche al collega che è andato via, è un sistema che lavora su 15 minuti, quindi solo intraday. Questo entra come volatility breakout, quindi sulle accelerazioni che fa intraday l'euro-dollaro, ha un money management che prevede le uscite frazionali, man mano che il sistema ha ragione, c'è uno stop secco invece sia torto, ma lavora tanto, lavora su 15 minuti e fa tante operazioni. Funziona sempre, stessi parametri anche sulla sterlina contro dollaro, franco contro dollaro, ma questo era scontato visto che franco ed euro sono molto, strumenti molto correlati. Funziona anche sul dollaro yen, anche se l'equity dollaro yen è un po' meno regolare. Queste qua sono le quattro equity messe assieme. Chiaramente la componente che io peso di più è quella di euro, perché è un sistema che era nato per euro e ha avuto come piacevole effetto collaterale vedere che andava anche su altri strumenti. Però a me interessa la curva di euro. Andiamo a vedere l'altro sistema invece. Quello che vi dicevo voglio sovrapporvi. Questo lavora su livelli settimanali, stessa logica. Anziché definire tutti i giorni dei livelli su cui entrare in breakout, li definisco con lo stesso criterio su base settimanale, sempre su euro-dollaro, che euro-dollaro è uno strumento che si presta molto bene a queste cose. Trovate appunto ogni settimana dei livelli su cui io vado ad entrare, anche qua c'è delle uscite frazionali che vengono fatte quando le cose vanno bene. Qua trovate le equity, ne trovate diverse qua di equity, perché questo sistema qua lavora su euro-dollaro e su euro-yen, e mi calcolo i livelli per argomenti diversi. In una versione me li calcola lunedì e nell'altra me li calcola martedì. Okay? Quindi riesco in questo modo anche a, se vogliamo, dividere i nozionali e sfalsare un po' i momenti di ingresso per dare comunque più regolarità al tutto. Io sempre sul breakout, se E sempre su breakout di volatilità, quindi parliamo di accelerazioni che vengono fatte non più su base giornaliera, quindi guardando i range dei giorni precedenti, ma guardando il range delle settimane precedenti. quindi la domanda è, vedo qui che però è completamente cambiato il percent profitable and l'average win, Di quindi questo probabilmente è sì. Aspetta che contrario. torno. Questo qua, ad esempio. Questo è l'euro-dollaro settimanale, con logiche settimanali. Questo è l'euro-dollaro con logiche Sì, no, no, volevo soltanto daily. puntualizzare una cosa, no? Da questo qui del primo c'è un profit factor, praticamente percent profitable è il 60%, mentre l'ultimo che ho fatto vedere era il 30%. Il ratio qui è 1%, mentre di là era quasi un 3%, Qual è il quindi motivo? è completamente Lo un dica money lei. management differente sul Esattamente. breakout. Esattamente. Non è tanto che io cambio natura del sistema. Volatility breakout sono sistemi che quando va bene hanno ragione metà delle volte. Spesso no, hanno ragione un po' meno di metà delle volte. Come faccio ad arrivare a portarmi a casa un percent profitable del 60%? Faccio delle uscite frazionali. Entro su un'operazione, faccio tre uscite frazionali, è normale che TradeStation mi registra ogni uscita che viene fatta come se fosse un trade a sé stante, è normale quindi che io abbia strisce positive molto più lunghe e mi aumenti il percent profitable. Chiaramente, ragionando così, mi calerà drasticamente il mio rapporto fra trading incidenti e trade perdenti. E infatti torna circa l'unità. È una coperta, eh. Avere un sistema che ha ragione 70% delle volte e guadagna tre volte quando va bene rispetto a quando ha torto, non è di questo pianeta. Se qualcuno ce l'ha, buon per lui, ma io non lo traderei mai, perché non credo che funzioni. Normalmente è una coperta, quindi se vogliamo alzare questo livello qua, si abbassa questo. Nell'altro caso che ha visto qua avanti, dove c'è ad esempio un percentuale basso su euro yen, questo ad esempio, euro yen versione martedì, è il più brutto dei quattro, questo come equity, è più regolare. Perché è così bassa? Perché qua non c'è quel tipo di money management lì. Tutto qua. Ricercato, Ci diciamo, sono alla uscite fine. frazionali che si verificano in migliori situazioni, in molte meno situazioni. Quindi in questo caso diventa preponderante la componente del ho ragione su quella singola operazione oppure ho torto. E chiaramente mi aumenta, vedete, quel ratio qua. Prima era 1, adesso diventa 3. Però ho perso in percent profitable. È una coperta. Tutto sta ai tipi di sistemi. Io qua sto toccando due sistemi che
che sono l'euro-dollaro sui livelli settimanali, l'euro-yen sui livelli settimanali, la versione del lunedì. Su quella, se fate caso, tengo alto il present profitable. Sono i miei cavalli da tiro. Poi in realtà ci metto quelle del martedì che mi servono per di nuovo andare a fare smoothing su quell'equity, però su quelle tengo invece delle percentuali molto più tradizionali. Quindi per sintetizzare è una cosa ricercata, quindi la combinazione di questi due money management Il money management è sempre ricercato. sui Fra l'altro, vedo qua mercati. fuori con piacere che Varini ha preso i diritti di un libro che per me è una pietra miliare. Quando uscite, compratelo, non sbagliate. Il libro di Unger, Trattato di Money Management. Non era più in ristampa da diversi anni. Io normalmente i corsi ne parlo. Unger è un personaggio che quando parla va ascoltato e se c'è qua in giro andate ad ascoltarlo oggi o anche domani. Quel libro lì era da qualche anno che non veniva stampato, ha preso i diritti di Varini, lo sta ristampando. Quello è un libro che va assolutamente preso. Parla solo di money management. Se l'idea è troviamo dei buoni sistemi che diano dei buoni ingressi, il trading non è quello. Cioè, sì, è importante la componente d'ingresso, ma è fondamentale di più la componente di quanto alloco ogni operazione che viene fatta e poi come gestisco la posizione, quindi la parte di position sizing e position La solita management. cosa sia su trend following e reversal, solito Esattamente. che. Quando vedete percentuali, per chi di voi è un po' più avvezzo ai trading system, vedete percentuali abbastanza anomale per trend following, perché è un trend following che ha ragione, un 50% delle volte è un trend following un po' anomalo. Normalmente perché c'è una componente di money management che non fa più uno stop e un target per ogni operazione, ma fa uno stop e magari tre target mano a mano che ho ragione. Questo va ad alterare nella reportistica tutto quanto. Però la coperta è sempre quella. Quando io faccio tre target, vuol dire che su ogni operazione guadagno magari un terzo rispetto a quello che potrei portare a casa con un target secco, ma quando mi stoppo ho lo stop pieno. È normale quindi che quel rapporto qua sotto tenda da 3 magari a passare a 1. Quindi cumularli me lo stabilizza il Accumularli di risultato. solito stabilizza molto di più. Il risultato, beh, queste qua sono le equity eccole qua, quello che mi interessava. Quella verde è l'equity del sistema che lavora su 15 minuti intraday. Quell'altra è l'equity del sistema su euro che lavora su livelli settimanali, messe assieme danno quella di fianco. Se ci guardate con attenzione a colpo d'occhio, io ho fatto un po' di misurazioni più precise, però qua si riduce parecchio quella volatilità. Calcolate che la scala qua diventa il doppio rispetto all'altro. Però si ottiene veramente molta più regolarità, perché nonostante sia una stessa logica, quella stessa logica però tradata su base giornaliera e su base settimanale, sullo stesso strumento, comunque mi permette di alternare delle fasi in cui un'operatività funziona bene, un'altra funziona male e si vanno appunto queste situazioni tranquillamente a compensare. Non è l'equity più usata che si ottiene al mondo, però è un equity di partenza, abbinando due cose, che funziona abbastanza bene. Qua la vedete forse un pochino meglio, vi ho proprio disegnato con un colore rosso, vi ho disegnato le fasi in cui c'è un equity che scende e l'altra che sale. Ce ne possono essere tante, queste qua sono le più evidenti, però se le scorrete con me, partiamo da questa. Questa è una fase in cui c'è una che sale e l'altra che scende. L'effetto di andare insieme quale sarà? Che i due momenti si vanno a compensare. Qua ce n'è un'altra, vedete? Di fasi dove si disaccoppiano le due curve e poi si raccoppiano. Qua ce n'è un'altra molto evidente, qua un'altra, un picco e qua proprio fa la valle e poi riparte e così via. Quando riesco ad ottenere due equity del genere e anche visivamente mi accorgo che hanno andamenti di questo tipo, mettetele assieme subito, perché l'effetto che si ottiene è l'effetto di maggiore regolarità rispetto a tradarle singolarmente. E la cosa paradossale è che si ottiene sullo stesso strumento, semplicemente operando su time frame che sono differenti. Proseguendo nel lavoro, dopo dobbiamo chiudere, vediamo un altro esempio che invece sono diversi sistemi che lavorano su uno strumento solo. Quindi portiamo ancora questo discorso più all'estremo. Concentriamoci solo su uno strumento che è euro-dollaro, in questo caso il Forex, e prendiamo tre sistemi con tre logiche diverse e le facciamo andare su euro-dollaro. Stessa cosa, qua trovate la logica di prima, trend following che avete visto prima come equity. Trovate una logica che ha volatility breakout, che è quella di prima, che lavora sui 15 minuti intraday, e trovate una logica che non vi ho ancora fatto vedere, che è reversal, sempre su euro-dollaro, che lavora su grafici un po' più alti come time frame. Metto assieme tre equity che prese singolarmente, una ha una buona regolarità, quella verde, le altre non proprio. Metto assieme tre equity del genere su euro-dollaro, quindi parliamo di Forex, parliamo di riuscire a ottenere una diversificazione con dei capitali ridicoli, le metto assieme e ottengo l'equity che vedete di fianco, molto molto più regolare. E qua c'è dentro già, vi ripeto, lo slippage e tutta una serie di costi di transazione per i vari sistemi. Okay. Finale, l'intervento. Abbiamo preso diverse casistiche, un sistema su tanti strumenti,
azionario, forex, future. Abbiamo preso su uno strumento solo diverse logiche su diversi time frame e infine tante logiche diverse sullo strumento solo. Provate a pensare quello che si può arrivare a ottenere chiaramente andando a unire tutti questi aspetti insieme. Andando quindi a prendere operatività molto diverse fra loro, che lavorano su strumenti molto diversi e anche su logiche temporali molto differenti. Andiamo ad arrivare a quello che è il risultato che qualsiasi sviluppatore di sistemi di trading vi andrà a raccomandare, che è una logica di multisystem, multimarket e multi-timeframe. Ho cercato di farvela vedere semplicemente partendo da un po' di equity, alcune anche non proprio regolarissime, messe assieme e andando a pesarne comunque gli effetti di volta in volta. Okay? L'ultimissima cosa, perché io volevo ora, c'è un volantino che abbiamo distribuito, c'è una promozione oggi che viene fatta per dei corsi, uno in particolare è un corso per lavorare sullo sviluppo di sistemi, viene coinvolto me e altri docenti all'interno di questo progetto, che è un progetto sponsorizzato da TradeStation, quindi in parte copre quelli che sono i costi di questa partecipazione. L'altra promozione la trovate sul volantino, non vi dico molto di più e vi lascio se volete. Insomma, adesso siamo qua fuori, se qualcuno ha qualche domanda da fare potete farla. Io vi devo interrompere qua perché c'è il collega che è entrato e tocca a lui. Quindi se volete si parla ancora di trading system adesso, se qualcuno vuole restare, altrimenti noi siamo lì fuori, io Giovanni, se avete domande e tutto possiamo tranquillamente continuare lì fuori a fare un po' di chiacchiere. Grazie per la partecipazione e vi auguro un buon ETF. Questo è Giuseppe, va bene, sei in forma. Adesso sì, devo sgomberare perché c'è Luigi che... Sì, ma ti aspetti qua fuori, ti saluto bene qua fuori, adesso che ho solo via il PC e... Sono riuscito a non resistere all'intervento.